preso il voto più alto! Non ci credo, sono così contenta! Beata te! Magari lo avessi io quel voto! Oh, no, 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 no! Niente panico, so io come aiutarti! Guarda, basta un po' di colla qui sulla cannuccia! E poi la mettiamo sopra il tuo brutto voto! Ed ecco qui! Addio, brutto voto! Ta-da! Visto? Ha funzionato! Adesso puoi avere anche tu il massimo dei voti! Sul serio, grazie! Sei la migliore! Mettiamoci al lavoro! Sì, hai ragione tu! Su, diamoci da fare! Ma come, anche lei ha la valigetta con l'unicorno? Che ha da guardare? Beh, che vinca il migliore! Cioè io, con un'intera tavolozza di colori! Scommetto che sta crepando di invidia! Anch'io ho dei colori bellissimi! Posso farmi bella quando voglio! Ah sì? E i miei pastelli alla Wolverine? Tutto qui, guarda il mio nuovo rossetto! Capirai, non hai visto i miei tubetti di tempera? Ah, non lo sopporto! E naturalmente i pennelli! Pennelli, dici? Guarda che cosa ho io! Esatto, un intero set di pennelli per il trucco! Va bene, lo ammetto, ha vinto lei! Aspetta un attimo! Non mi do per vinto, ho un'idea geniale! Prendo un po' di feltro, un righello e un gessetto, poi disegno dei trattini di un centimetro ciascuno. Ecco qui, ho disegnato due file di trattini per due volte. E qui è dove ho ritagliato il feltro. Adesso posso inserire matite e pennelli. Basterà infilarli nei ritagli che ho fatto e poi posso arrotolarli facilmente. Una volta arrotolato tutto, aggiungo qui un po' di colla. E poi incollo questo bel fiocchetto adesivo. Ed ecco fatto! Visto che bello? Scusa? Non hai visto la mia arma segreta? Ma cosa? Come? Come osa? Che combinate voi due? Ah, una sfida? Dichiaro il vincitore allora! Sei tu! Sì, lo sapevo! Ero certo della vittoria! Non ci posso credere! Bene, bene! Ho preso tutti i miei telefonini! Oh no! Accidenti, li stanno sequestrando! Non potrò entrare senza consegnarli tutti! Ok, usa il cervello! Nascondili da qualche parte, in tasca o dovunque! Ok! Così, sono pronto! Posso provare a intrufolarmi! Anzi, uno lo consegnerò così non sospetterà degli altri! Ecco a lei! Non mi serve mica, sa? Ok, ho passato i controlli, tutto è filato liscio! Attenzione, oggi c'è il compito in classe! Non avete molto tempo, quindi al lavoro! Ok, mi serve il mio primo telefonino! Oh no, ho scordato di metterlo in carica! Vediamo quello che ho sotto il berretto, mi salverà! Oh! Ah? Che cos'era quel rumore? Forse non era niente. Oh, c'è mancato poco! Ok, devo prendere il telefonino senza farmi beccare. Oh no, cavolo, lo schermo si è rotto! Ok, calma, ne ho un altro. Quello che ho nascosto nel cappuccio. A posto, posso fare il compito. Che succede lì dietro? Non avrà un telefonino intrufolato di nascosto, spero. Se è così, devo dargli una lezione. Ah, chi ha spento le luci? Oh, ehi, psst! Si vede la luce dello schermo. Ma no, preso con le mani nel sacco. Eh già, ho visto quel telefono, pensavi di passarla liscia, eh? Adesso ho proprio tutti i tuoi telefonini. Ma tu guarda quanti ne avevi nascosti! E adesso che faccio? Aspetta, ma cosa vedo lì sotto? Come ha fatto a portarsi un telefono? Sono così invidioso! Ehi, complimenti, fatelo dire! È stato facilissimo! Basta questo! Scotch, ma è geniale! No, è suonata la campanella! Devo far piano in punta di piedi. Ok, non c'è nessuno intorno? Sono da sola? Oh, ave, così bella e dolce! Ci siamo! Forza e coraggio adesso! Le piacerà un sacco questo muffin, l'ho fatto per lei! Oh no, sta arrivando! Devo far presto! Accidenti, non c'è più tempo, devo nascondermi qui! Eccola! Adesso guarderà nell'armadietto, appena posa il telefono! Oh no, non può essere! Quello è Jake! Ciao, Ava! Ho preso questi dolci per te!
Per me, wow, sembrano buonissimi. Assaggio prima questa fragolina. Che buona, ne vuoi anche tu? No, non è giusto! Come può preferire lui a me? Ok, adesso è il mio momento! Adorerà questi tulipani, lo so! Ciao, Ava! Eh? Chi è? Oh, ciao! Posso fare qualcosa per te? No, scusa, fa niente! Ok, va bene! Come profumano queste rose! Ava ha bisogno di qualcosa su cui scrivere! Tocca a me! Tieni, puoi usare il mio quaderno! Tieni, usa pure il mio, so che ti piace il viola! Jake avrà di nuovo la meglio. Guarda, ne ho tre e sono tutti per te. Ah, ma guarda che cosa c'è qui sul tuo quaderno! Ma come sul serio? Ho usato un po' di strass e di pagliette colorate, sì. Le ho presi di tutti i colori e ho usato il coperchio di una scatola di patatine. Con appena un po' di colla attorno al bordo. Poi basta premerlo sulla copertina del quaderno ed ecco fatto! Divertente e coloratissimo! Che bravo, è veramente bellissimo! E ho anche questi! Colorerò questo cuoricino col gesso! Ah, che fame! Sì, pizza! Niente, è meglio della pizza! Oh, mi è caduta sulla maglietta! Sono tutta sporca adesso! Che succede? Perché stai piangendo? Mi sono sporcata la maglia! La mia maglia preferita! Oh, perbacco, ok, non ti preoccupare. Dai, forza, deve esserci qualche rimedio. Ci sono, il gesso! Ma certo, funzionerà! Ok, ho qui il mio gessetto e la maglietta sporca. Adesso passo il gesso proprio sopra la macchia. Ecco su tutta quanta la macchia. Adesso la metto in lavatrice. Ta-da! Guarda la tua maglia come nuova! Sei pronta? Ecco fatto! Wow! Grazie, papà! Oh, però aspetta, attenzione con quella pizza! Ecco, così la tua maglietta non si sporcherà più! Papà a volte fa la differenza! Ah, proprio non ci riesco, è così difficile! Ok, forse posso provare questo... No, niente, non serve! Ah, che giornata da incubo! Ok, devo calmarmi e pensare. È solo matematica, giusto? Niente, non ce la faccio. Sono un totale e completo fallimento. Ma che fa? Guarda quanta carta sta sprecando. Ma come ci riesce? Il compito è così difficile. Se gli chiedessi di aiutarmi? Ah, aiutare te! Non se ne parla, non aiuto gli sfigati. No, non vorrà mai aiutarmi, lui è troppo popolare. Che cos'è questo caldo? Sento solo io così tanto caldo. Eh? Ehi, che succede? Niente. Non ci credo. Ha già quasi finito tutto il compito. Non ho scelta, devo chiedergli di darmi una mano. Aiutarti? Certo, con piacere. Guarda, ti mostro un trucco. Evidenzia i primi numeri qui a destra e moltiplicali. Fai lo stesso con gli altri e scrivi il risultato. Ora questi due numeri devi anche addizionarli e il risultato lo metti qui in mezzo. Ecco la moltiplicazione risolta. Prego! Grazie, sei davvero adorabile! Adesso sì che posso fare il compito! Ah, adoro scrivere i temi e sono bravissimo! Nessuno è così tanto eloquente come me. Guarda lì come scrive. Che secchione! Ogni passaggio del tema deve essere perfetto. Ah, questa limetta è consumata. Me ne serve un'altra. Ah, no! Voglio quella verde. Questo passaggio devo argomentarlo meglio. Ecco! Adesso, dopo lo svolgimento, il gran finale. Oh, no! Ho consumato la punta della matita. No, no, no! Come farò adesso a finire il tema? E scusa... Ehi, hai una matita da prestarmi? No, vedi, ho solo questa. Ah, forse andrà bene. Fammi provare. Sì, sono un genio, funziona! Sta temperando la matita davvero! Fantastico, posso finire il tema! Forse vuoi scrivere un tema anche per me? Certo, ti devo un favore! Grazie! Sì, io guardo i social intanto! Ti piacciono di più i temi o i compiti di matematica?
Facci sapere nei commenti. Non dimenticare di condividere il video con gli amici e di iscriverti al nostro canale per altri video divertenti come questo.